inizia con il vincitore Alberto M-A-Z-Z-E-T-T-I e confessa: è piuttosto insipido. Avrei preferito vincesse Lucia, O-R-L-A-N-D, o aperte virgolette. Non abbassai i toni nemmeno nei confronti di Simone Coccia con l'aiuta. Lui è stato un bravissimo giocatore, quello sì, ma da lì a dire che avrebbe potuto vincere, ce ne passa, e poi non mi è piaciuto il suo atteggiamento. Deve sapere che quando è arrivato in studio, dopo essere stato eliminato, mi è sembrato piuttosto INCAZ asterisco ato per non aver vinto. Spera di andare ad Hollywood, ma gli consiglierei prima un bel corso di italiano e poi, magari, quello d'inglese. L'opinionista non si risparmia nemmeno di lanciare Q-U-A-L-C-H e frecciatina rispetto alla storia d'amore tra l'ex spogliarellista e l'onorevole Stefania Pezzopane, se credo nella loro storia d'amore. Credo in lei. L'onorevole è palesemente innamorata. Avrà sicuramente delle doti nascoste che noi non vediamo. Anche se lei, grazie a questa storia, è stata più in TV che in Senato. Se tutti i senatori facessero come lei, Palazzo Madama sarebbe sempre vuoto. La differenza anagrafica tra loro non mi spaventa, ma se vuole sapere se penso che lui sia innamorato, mi creda, non lo so. Riguardo alla concorrente spagnola, Aidan Izzard, con la quale Malgioglio non ha avuto feeling sin dall'ingresso della burrascosa Shoji nel programma, l'opinionista è spietato, accusando la spagnola di essere stata addirittura la rovina del PROGRAMMA. Se lei non ci fosse stata, i meccanismi sarebbero stati sicuramente molto diversi. Conoscevo il personaggio e sapevo che sarebbe andata a finire così. Guardi cosa ha fatto nella Fontana di Trevi. Le sembra normale. E infine, interviene anche in difesa di Barbara D'Urso, accusata da alcuni di essere stata troppo leggera nei confronti di Luigi Mario Favoloso. A tal proposito Malgioglio afferma: e che poteva fare oltre che rimproverarlo a dovere? Mica è un'educanda. Quando me ne andai dall'isola dei famosi 9, perché Mariano Apicella mi diede del R*** ione, la Magnolia non mi fece più tornare in studio. Ognuno ha le sue regole e i suoi contratti. Gli episodi più brutti di questa edizione spero servano ad educare i più giovani al buonsenso e al rispetto verso il prossimo. Insomma, un Malgioglio severo, ma a tratti abbastanza giusto. Photo credits facebook.